Ciao a tutti, ciao bimbi! Oggi giocheremo a costruire alcuni percorsi ricchi di prove da superare. Salti, rotolamenti, sfide di equilibrio, giusto per tenerci sempre in allenamento. Mi raccomando, preparate uno spazio libero da mobili, spigoli, sempre in totale sicurezza. E poi, siete pronti a sfidarvi in famiglia? Eccoci, per questo primo percorso sfida di salti e slalom. Serviranno delle bottigliette d'acqua, vanno bene sia quelle più piccoline che quelle più grandi. E poi le orme. Vi ricordate, bimbi, che a lezione le usiamo le forme dei piedini e delle mani? Allora, io ho preparato la forma del mio piede, ho messo il mio piede sopra un foglio e poi ho ripassato tutto il contorno e l'ho colorato. Naturalmente il piede destro di blu, che vi ricordate il piede del delfino, e la stessa cosa l'ho fatta col piede sinistro del sorriso giallo, la stessa cosa anche con le mani. La mano destra e la mano sinistra, e poi ne ho disegnate tante altre più piccoline dei colori che preferivo, e la stessa cosa lo potete fare anche voi, in modo tale da fare diventare questo percorso sempre più ricco e sempre più difficile. In ultimo ci servirà dello scotch card per fissare questi fogli al pavimento. Un esempio del percorso. Adesso, facendo attenzione a non strappare i fogli, potrete cambiare la disposizione dei piedi oppure aggiungere anche le mani. Bene, adesso tocca a voi. Divertitevi a spostare piedi, mani, bottiglie in modo tale da creare un percorso sempre più difficile. Usando tanta tanta creatività e mi raccomando, non dimenticate di cronometrarvi per migliorarvi sempre di più. Secondo percorso sfida, il labirinto. Per questo gioco avremo bisogno di alcune sedie, oppure in aggiunta o in sostituzione dei piccoli sgabelli se ce l'avete, e due o più cordini. Si partirà dai piedi grandi, blu e gialli. Si passerà sotto la prima sedia, si scavalcherà la seconda e si entrerà nella ragnatela senza lasciarsi intrappolare. Scavalcandola si arriverà fino ai piedini piccoli, sempre blu e gialli, si scavalcherà l'ultimo ostacolo e poi dritti fino all'arrivo. Mi raccomando, ogni volta potete modificare il vostro labirinto, modificare la vostra ragnatela usando sempre tanta fantasia. E ultimo gioco di oggi, le sfide di equilibrio. Per giocare ci serviranno sempre i nostri piedini e lo scotch carta per delimitare il percorso. Potrete giocare o da soli, cronometrandovi il tempo, contando quanti secondi riuscite a stare in una posizione di equilibrio, cercando sempre di superare il vostro massimo, oppure cercare uno sfidante, vostra mamma, vostro papà, vostro fratello o vostra sorella. In questo caso dovrete partire dai piedini colorati. Spostarvi dentro il percorso secondo l'andatura di un animale che avete deciso, per esempio saltando come una rana o rotolando come una palla, fino a raggiungere i piedini blu e gialli. In questa posizione inizierete a contare quanti secondi riuscirete a tenere la posizione di equilibrio, che potrebbe sempre cambiare. Per esempio, una volta rimanere sul piedino destro in equilibrio con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi. Oppure sul piedino sinistro, con una mano sulla testa e una sul naso, potete inventare tante tante posizioni sempre diverse. Bene, questi erano i tre giochi di oggi. Mi raccomando, fatemi sapere i vostri record. Io intanto vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao, buon divertimento!